Cristo risorto, buona giornata e buon inizio settimana, carissimi amici. Chiediamo al Signore che anche in questa settimana la Sua parola possa accompagnare la nostra vita. Ecco perché vogliamo accogliere il Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 35 e 43. Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada a mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno». Allora gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Quelli che camminavano avanti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Gesù allora si fermò e ordinò che lo conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo». E Gesù gli disse: «Abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato». Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo, glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo accolto in questo capitolo 18 del Vangelo secondo Luca l'episodio in cui Gesù, avvicinandosi a Gerico, trova questo cieco seduto lungo la strada a mendicare, che grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». C'è quindi questa richiesta da parte di un cieco che non vedeva, che chiede a Gesù, lo scongiura di vederci. E lo dice per tre volte, grida davvero forte, tanto che Gesù gli dice: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Ecco allora, carissimi amici, siamo di fronte a una domanda che Gesù ci fa all'inizio di questa settimana. Gesù ci rivolge, noi che sia ascoltando questo commento, questo Vangelo di oggi, ma sia nelle nostre preghiere, gridiamo a Lui come ha fatto questo cieco. Così Gesù ci rivolge la parola con una domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». È bellissimo sapere che abbiamo un Dio che, quando noi lo invochiamo, quando noi gridiamo a Lui, Lui ci chiede: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Luca, Maria, Giovanna, Teresa, Matteo, e quanti nomi il Signore oggi pronuncia. Pronuncia il tuo nome oggi con questa domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Ecco che il cieco risponde: «Signore, che io veda di nuovo». Il cieco è consapevole di avere una cecità che non l'aveva dalla nascita, ma l'ha avuto durante la sua vita. E il cieco dice: «Voglio ritornare come ero prima, voglio ritornare a vedere. Ti chiedo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, fa che io possa rivedere di nuovo». Allora, fratelli e sorelle, all'inizio di questa settimana gridiamo a Dio, gridiamo a Gesù con tutto il nostro cuore, con fiducia, e chiediamogli la guarigione dei nostri occhi, chiediamogli una nuova vista, poiché sicuramente abbiamo bisogno di una guarigione. Soprattutto abbiamo bisogno di essere guariti da una cecità ben determinata, ben precisa nella nostra vita. Quante volte noi abbiamo avuto dei momenti di scoraggiamento, di sconforto, siamo caduti in basso e non riusciamo ad alzarci, non riusciamo ad essere come prima, ad avere la gioia di un tempo, lo zelo per la preghiera, l'amore
forse in famiglia, per il marito, per la moglie, per i figli, per la vita stessa, per il lavoro. Ecco, oggi è il giorno in cui gridiamo a Dio, gridiamo a Gesù dicendo: Signore Gesù, che io veda di nuovo. Io voglio vederci ancora, voglio tornare a quello che era una volta. Ti prego, Signore Gesù, intervieni. E Gesù dice: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Ecco come iniziare, fratelli e sorelle, questo giorno. Iniziarlo con fiducia, iniziarlo ascoltando il Signore che mi dice: Luca, che cosa vuoi che io faccia per te? E noi prontamente gli diciamo: Gesù, che io veda di nuovo, che io abbia ancora la vista, apri i miei occhi. Allora, fratelli e sorelle, io vi consiglio di avere una piccola pausa di riflessione in questo momento, ma anche in questo giorno. Quale tipo di vista li vuoi chiedere al Signore? Di che cosa hai bisogno? Nel tuo aspetto affettivo? Nel tuo aspetto relazionale? In un aspetto più personale? Che cosa chiedi oggi al Signore? Chiediamoglielo insieme. Chiediamo a Dio che ci ridoni la vista, che possiamo vedere di nuovo, avere una nuova gioia, un nuovo slancio verso di Lui, nella fede, nella fiducia, nella Sua parola. E vi invito oggi di nuovo ad aprire le nostre braccia e dirgli: vieni, Signore Gesù, Maranatà. Grazie, Signore, perché oggi passi nella mia vita dal mattino con questa parola, con questo Vangelo, e vieni a me ponendomi la domanda: che cosa vuoi che io faccia per te? Ecco, Signore Gesù, io ti chiedo di avere la vista, io ti chiedo di poter vedere di nuovo, di avere un cuore aperto, un cuore generoso, un cuore disponibile, un cuore che sa accogliere sempre la tua promessa, la tua alleanza. Io ti chiedo: vieni, Signore, vieni, oh Signore Gesù, apri i miei occhi, apri gli occhi della mia mente, apri gli occhi del mio cuore, donami una nuova speranza. Voglio camminare in te e con te, e grazie perché so che tu ascolterai la mia preghiera. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi oggi credo che sia per tutti noi molto chiaro lo slogan, che è proprio questo: Signore, che io veda di nuovo. E che questo slogan ci accompagni e divenga la nostra preghiera. In diversi momenti di questa giornata ditegli: Signore, che io veda di nuovo. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Buona giornata. Ciao. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele